In occasione del 2023 Anno della Cultura, Bergamo Arte Fiera, Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea e Italian Fine Art, ex Bergamo Antiquaria, sono nuovamente insieme per un prodotto espositivo di alto profilo. Questa formula che mette a confronto l'arte antica e l'arte moderna è stata una formula che in questi anni ha dato soddisfazioni sia ai visitatori, che possono vedere oltre 10 secoli di storia, ma anche i galleristi, che hanno potuto incontrare collezionisti, operatori, amanti del bello. Una fiera non è solo un momento commerciale, ma anche un momento culturale, nell'ambito della quale abbiamo realizzato tutta una serie di talk, conferenze su vari temi, dal restauro alla fotografia, alla pittura dell'Ottocento, alla Liberty, e quindi una kermesse tutto tondo per i palati più esigenti. Siamo soddisfattissimi per la presenza di un grande pubblico di persone interessate, collezionisti e amanti dell'arte, e la presenza di 82 gallerie provenienti da tutta Italia che con il loro appoggio, con la loro professionalità, con il loro materiale hanno reso la 18ª fiera bellissima. Quello allestito in Fiera Bergamo è una serie di installazioni, un percorso di 8 macro installazioni di fiber art. La fiber art è un linguaggio dell'arte contemporanea che sostanzialmente utilizza le fibre oppure i tessuti per realizzare opere d'arte. È un percorso che fa parte di un progetto che si chiama Fiber Storming, che è molto più ampio. Questa è soltanto un'anteprima, la seconda parte ha luogo a Bergamo Alta, e l'insieme delle due mostre è parte di Bergamo Brescia, capitale della cultura. Le 8 installazioni che abbiamo presentato qui in Fiera Bergamo sono sotto il titolo di Inferno Paradiso, un'unica parola per raccontare come ogni definizione non sia mai definitiva. Gli 8 artisti che fanno parte di questa mostra hanno raccontato a modo loro come interpretano le diverse sfaccettature della realtà, viste da un punto di vista positivo o da un punto di vista negativo, affrontando diverse istanze di quelle che è la società contemporanea. Futurarte è questa iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo per focalizzare l'attenzione sul tema del restauro delle opere d'arte contemporanee. In CNA sono molti anni che ci dedichiamo con profitto all'organizzazione di corsi di aggiornamento per i restauratori. Il tema dell'arte contemporanea e dell'arte moderna ha tutta una serie di implicazioni che sono molto differenti da quelle che riguardano l'arte antica, innanzitutto a partire dai materiali, ma anche per aspetti concettuali. IFA, Italian Fine Art, raggruppa 90 espositori provenienti da 14 regioni italiane differenti. Abbiamo espositori che ci arrivano da Torino a Lecce, a Napoli, a Roma, a Gubbio, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Si raggruppa quello che è stata l'arte contemporanea di una volta, trasportata ai giorni nostri, quindi diventa testimonianza del passato. Ormai è 12 anni che prendiamo parte ad IFA, cioè da quando era Bergamo Antiquaria, ed ero ancora un ragazzo quando iniziamo la prima volta a presentare le nostre collezioni insieme a mio babbo presso Bergamo. Sono esponenti per la collezione Marianna Mordini e Ciarnese e siamo qui a presentare in anteprima delle collezioni e delle opere inedite scelte dal nostro team di esperti. Qui proponiamo opere come il vaso Chocho San e il mezzo busto di Lorenzo de' Medici in terracotta, e studi su carta e studi di vetrate e opere classiche rivisitizzate dal maestro del Liberty Galileo Chini, Tito Chini e dalla manifattura Chini.